I'm back, motherfuckers! Io sono Johnny e questa è la mia bellissima lavagna. Benvenuto in questo nuovo video, player amico mio. In questo video fai attenzione perché andiamo a distruggere, ad eliminare, a demolire completamente la tua paura fottuta nel provarci con una ragazza che ti piace. E te lo spiegherò con una formula matematica molto molto semplice, ok? Io faccio cagare in matematica, te lo dico già. Quindi, amico mio, te lo spiego in maniera molto semplice. Se l'ho capita io, la puoi capire anche tu. Quindi, fai attenzione. Cominciamo. Ti faccio una domanda molto, molto semplice. Perché hai paura di provarci con la ragazza che ti piace? Prova a pensarci. Ti trovi in una situazione, che sia la sera in discoteca, che sia al bar, al pub, che sia di giorno in strada, eccetera, eccetera. In qualunque situazione, prova a pensare cosa si passa nel tuo cervello quando vuoi approcciare una ragazza carina che ti interessa, la ragazza che è il tuo tipo ideale. Sei lì e dici, vorrei conoscerla. Che cosa ti blocca? Prova a pensare. Dai, spara. Dai, 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 dai. Dimmi. Ti do una mano io? Ti do una mano io? Ok. Iniziamo, facciamo una bella lista. Allora, paura di disturbare. Ora, paura di disturbare. Può essere? Può essere. Poi, di essere rifiutato. Oh mio Dio, se mi rifiuta muoio, giusto? Bene. Non essere abbastanza, abbastanza. Perché magari dici, cazzo, non sono abbastanza per lei. Dici, non sono abbastanza, non vado ad approcciarla, giusto? Lei è troppo figa, bla bla bla. Bene. Poi, vediamo la prossima. Cosa può essere? Non so cosa dire, va bene? Non l'approcci perché non sai cosa dire. Magari non sai cosa dire per iniziare una conversazione, ma magari non sai neanche cosa dire per continuare una conversazione nel modo efficace. Quindi non so cosa dire per iniziare, per continuare. Ok? Ci siamo? Poi, non so, è troppo bella, è troppo bella. Oh mio Dio, non l'approccio, ma è troppo bella per me. Non l'approccio, no, perché è fidanzata, quindi è fidanzata. Allora, player, il punto qual è? Che noi potremmo stare qui ore, lo sai benissimo, a fare una lista infinita di tutto ciò che ti passa per la testa, che ti blocca da approcciare questa ragazza. Bene, ma siccome è un video YouTube e non è un video corso, bisogna andare svelti. Il concetto però qual è? Che quando vedi una ragazza carina, che è il tuo tipo ideale, e dici, cavolo, questa ragazza potrebbe interessarmi, vorrei approcciarla, tu non ci vai perché hai una mentalità fottutamente sbagliata. Perché quello che pensi in realtà è che tu vuoi convincerla di quanto vali. Tu vuoi che lei sia attratta da te. Tu vuoi che lei ti trovi interessante. Tu vuoi che lei ti dia il suo numero. Tu vuoi baciarla. Tu vuoi conquistarla. Non senti questa pesantezza del volere un qualcosa da questa persona? È un po' quasi come se le risucchiassi l'energia. Io voglio che tu mi trovi interessante. Io voglio che tu mi dia il tuo numero. Io voglio baciarti. Io voglio questo. Io voglio, io spero questo da te. È un continuare togliere da questa persona, è un voler prendere un qualcosa. E tu, player, non sei un cazzo di dissennatore di Harry Potter, no? Io Harry Potter l'ho visto un po' di volte e mi ricordo che c'erano quei mostri, quei cose che volavano così, che andavano da Harry Potter e le sue amichette e gli risucchiavano l'energia. Questo sei tu quando stai approcciando una ragazza, tu vai lì e pretendi questo da lei. Tutto questo è una mentalità di sottrazione. Tu vuoi togliere qualcosa a qualcuno. E alle persone non piace la negatività. Alle persone che cos'è che piace? La positività. Piace vivere emozioni positive. Se tu vai da una ragazza e speri di fare colpo, e speri che lei ti trovi interessante, e speri di ricevere un bacio, e speri e vuoi il suo numero a tutti i costi, tu stai andando lì e stai togliendo. Hai una mentalità di sottrazione. Ora, seguimi un ragionamento. Se tu, in questo caso, mi fai uno switch mentale e da sottrazione passi ad addizione, bah, che cosa succede? Succede che non pensi più a doverla convincere di stare con te, a doverla convincere di percepire il tuo valore, a doverla convincere
di darti il suo numero, a doverla convincere ad essere attratta da te, ma tu semplicemente dici: sai cosa? Io vado da questa ragazza, non voglio nulla da lei, voglio solo darle qualcosa, non toglierle qualcosa. Devi quindi focalizzarti sul dare valore e conoscerla. Il resto sarà una conseguenza naturale. Quindi devi andare lì con una mentalità del io non voglio nulla da lei, ma invece devi pensare a dare valore. Che cosa vuol dire? Io vado da lei con l'intenzione di ridere, scherzare, goderti il momento, ascoltare anche genuinamente ciò che ha da dirti, condividere delle esperienze con lei, dire ciò che vuoi senza porti barriere inutili, eccetera, 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 eccetera. Quindi no togliere, no sperare che lei si accorga del tuo valore, sperare, volere che lei ti trovi interessante, volere il suo numero, volere che ti baci, eccetera, eccetera, ma aggiungere valore, andare lì e dire: io non voglio nulla da questa ragazza, io voglio semplicemente conoscerla. Voglio conoscerla, capire com'è questa ragazza, capire se lei è compatibile con me e non questo bisogno di approvazione, bisogno di essere compatibile, ma dire: vediamo questa ragazza com'è, se è interessante, se è simpatica, eccetera, eccetera. E tu vai lì e ti godi il momento e aggiungi valore. Ridi, scherzi, ti diverti, racconti storie divertenti, passi dei bei momenti positivi. Se tu mi fai questo switch mentale, fidati che il gioco cambia totalmente. Quindi la formula è: no sottrazione, sì addizione. Boom! Ti sentirai con molta meno pressione e agirai con molta più naturalezza e tranquillità, perché ti stai focalizzando sul dare e non sul togliere. Hai capito? Quindi è imperativo che inizi a cambiare mentalità, inizi a fare uno switch, inizi a capire le cose come stanno, inizi a dominare le cazzo di regole del gioco, ok? È uscito, tra l'altro, te lo dico, tu ascoltami bene, è uscito il nostro nuovissimo videocorso dove ti parlo in maniera super approfondita di mentalità, di come distruggere l'ansia d'approccio nel provarci con una ragazza che ti piace, con esempi concreti e pratici che potrai tu mettere in campo fin da subito. Ed è davvero una cazzo di bomba. Ci sono davvero moduli sull'ansia d'approccio, sul cosa dire per approcciare, sul come continuare la conversazione, su come scambiarti il numero di cellulare, eccetera, eccetera. Ci sono davvero un sacco di informazioni utilissime in questo videocorso. Ora, fai così, clicca nel link che trovi in descrizione, pigliati sto videocorso e fai uno switch una volta per tutte, investi su te stesso e diventa la tua versione migliore. Link in descrizione, noi ci vediamo dall'altra parte. Ciao!